ho conosciuto Ciaci soprattutto durante il mio mandato da presidente della municipalità e devo dire che è una persona di cui colpisce anzitutto l'umiltà. L'umiltà perché nonostante ciò che lui ha fatto per il mondo della voga, per il territorio e per lo sport in generale, ha saputo fondamentalmente mantenere una passione di fondo e un contatto con la cittadinanza, con la famiglia, con tutte le persone, con le istituzioni che hanno fatto in modo che fosse sempre disponibile ogni qualvolta gli si chiedesse qualcosa, forse un consiglio, un'iniziativa, due parole da dire in un'occasione istituzionale, ecco Ciaci c'era sempre e penso che sia questo aspetto umano più ancora di tutti gli altri a dare la tara del tipo di uomo che era. Era veramente un grande in tutti i sensi, non solo nel senso sportivo, in cui chiaramente è stata una leggenda.